Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi andrò a mostrare con l'impasto avanzato ieri come fare il Danubio. Passiamo alla preparazione. Adesso, come al solito, vi avvicinerò al banco di lavoro e vi mostrerò come prepararlo. Il Danubio è un ottimo piatto svuota frigo. Ad esempio io sto utilizzando dei bocconcini di pollo fatti soffriggere con dei funghi, dell'emmental e della besciamella a cui ho aggiunto dell'emmental e del prosciutto. Ora andremo a utilizzare l'impasto che ci è avanzato ieri. Ovviamente il condimento è soggettivo e quindi voi potete aggiungere ciò che più vi piace. Andremo a creare delle palline di circa 50 grammi. Adesso le andremo ad appiattire. E le andremo a condire con quello che più ci piace. Cercando di ottenere delle piccole palline in questo modo. Adesso prenderemo una tortiera e adageremo le nostre palline al suo interno, senza bisogno di imburrare. Ripetiamo il procedimento con tutte le nostre palline. Possiamo usare anche un mattarello. Bene, una volta ottenuto questo all'incirca, lo copriremo con un canovaccio e lo lasceremo riposare per almeno un'ora. Ok, trascorso il tempo necessario per far lievitare il nostro Danubio, lo andremo a prendere e lo andremo a spennellare con dell'uovo e del latte. Ok, forno a 180 gradi e andiamo a infornare. Ed ecco a voi come si presenterà il Danubio appena sfornato. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi e condividete con gli amici. Soprattutto ricordatevi di attivare la campanella per essere sempre aggiornati con nuove ricette. Ciao!